Una buona serata, ben ritrovati con Velò, l'appuntamento classico, consueto del giovedì sera di TV6 dedicato al mondo della bicicletta. Dunque ci lasciamo alle spalle una Milano-Sanremo che ha visto un protagonista atteso e che ha confermato quelle che erano le aspettative. L'uomo più in forma del momento, forse il ciclista più forte del momento, Julian Alaphilippe, vince in volata una Sanremo che insomma è rientrata nei canoni classici della corsa che termina in Liguria. Parleremo di questo, ma non solo, tanta mountain bike e anche ciclismo di casa nostra, perché abbiamo la fortuna questa sera di avere una rappresentanza di una squadra che è andata molto molto bene in Puglia qualche giorno fa. Cominciamo come di consueto a presentare gli ospiti, non senza avervi ricordato che potete seguirci sul canale 14 del Digitale Terrestre, ma non solo, anche sul canale 606 per chi abita nella regione Molise, e che potete seguirci qualora, ecco qua gli appuntamenti, poi li daremo ovviamente, li ricorderemo, e qualora invece siate fuori casa, abbiate uno smartphone o un tablet a portata di mano, potete seguirci anche sulla pagina Facebook sia di TV6 che di Velò. Noi ogni tanto daremo uno sguardo anche ai vostri commenti, vi invito a mettere mi piace sulle due pagine, così sarete sempre informati, e magari a lasciarci un commento, oppure se volete il metodo classico 392-6237-60. Mi sono tolto le cose standard che devo dire prima di iniziare la puntata e prima di salutare gli ospiti. Parto come di consueto dall'ideatore della trasmissione, un applauso, Luciano Robottini. Ciao Luciano! Buonasera Jacopo e buonasera a tutti. Poi ti chiedo se ti sei divertito alla Sanremo. Sì. Ok, dalla faccia sembrava di no. Ritrovo con piacere Ruggero Marzoli, ciao Ruggero! Buonasera a tutti, ciao, grazie. E poi diamo il bentornati, perché insomma sono stati qualche giorno molto lontani da casa, però hanno rappresentato degnamente la nostra regione in una classica oramai della mountain bike. Lorenzo Panaccio, ciao Lorenzo. Buonasera a tutti e di nuovo grazie per l'invito. Che hai corso la Cape Epic insieme a Alessandro Costantini. Ciao Alessandro. Grazie a tutti. Complimenti ad entrambi, perché voi eravate la coppia abruzzese in questa corsa molto molto bella, e si è corsa in Sudafrica, poi ce la racconterete, avete portato delle immagini, dei filmati molto belli che fanno capire insomma quello che è stata un'esperienza quantomeno particolare. Doyle, bentornato in questa stagione, è stato con noi negli anni scorsi ma adesso è contento perché insomma primo e secondo nel fine settimana. Fabrizio Orlando, ciao Fabrizio, direttore sportivo della Vini Fantini Sport Tour Free Bike, contento ma, perché caro Fabrizio, con Nicola Schiola hai vinto in Puglia, secondo di Donato che è qui in studio con noi, ma poi ci dovrai raccontare anche una, purtroppo, una disavventura che è capitata proprio a Nicolas, e che, a cui mandiamo un incidente, a cui mandiamo davvero un grande abbraccio di pronta guarigione. E, insomma, ne parleremo questa sera, perché anche attraverso la rubrica del nostro Davide Petrini capiremo come purtroppo quali sono le insidie e come comportarsi con gli automobilisti. Presenteremo anche un'iniziativa ciclistica che riguarda la Fidas Pescara. Lo faremo con Pino Mantolini. Buonasera. Buonasera. Presidente del gruppo ciclistico, sì, della Fidas. È un'iniziativa molto bella, poi ne parleremo. Sugli spalti saluto i componenti della Fidas Pescara. Ciao ragazzi, il gruppo sportivo, il gruppo ciclistico. E anche do la buona serata a Francesco Parmeggiani e Lorenzo Di Donato. Ciao ragazzi, che sono in maglia arancio Vini Fantini Sport Tour Free Bike. Peraltro Lorenzo secondo alle spalle del compagno di squadra Chiola. Poi ne parleremo ovviamente con ampio, anche con l'ausilio delle immagini, questa bella affermazione, doppia affermazione della vostra squadra. Questi sono i temi, gli ospiti li avete visti. Io saluto già in regia Maurizio Daguì, che abbiamo recuperato davvero in extremis, non è al top della forma, male di stagione, ma davvero esattamente come si fa per gli atleti, li si recupera davvero in extremis. Grazie anche a Loris Bennato alle camere. Noi ci fermiamo
Piccolo break pubblicitario, l'anteprima finisce qua, non cambiate canale, tra poco inizia velo numero 5. A tra poco. You're the one who stands apart. Where you go makes you who you are. Guess who's been to Arancuccine? Guess who's been to Arancuccine? Aran, la cucina italiana più acquistata nel mondo. Gagliotti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliottiricambi.com per saperne di più. Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 20 punti vendita in centro Italia con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza, nei settori auto e moto, industriali e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Visita il sito www.casadelabatteria.com. Scopri la filiale Casa della Batteria più vicina a te. Casa della Batteria. Gli specialisti per l'energia accumulata sono vicini a te.
nuovo insieme, siamo pronti a partire per questo quinto appuntamento con Velo. Allora, come abbiamo detto nell'anteprima, nella prima parte ovviamente spazio a quella che è stata la Milano Sanremo 2019 vinta, insomma non è una sorpresa, da Giuliana Alaphilippe, che dopo aver fatto sulle strade bianche ha vinto anche delle tappe al Tirreno Adriatico e fa su anche la Milano Sanremo, insomma in pochi giorni in Italia si porta via una razzia di trofei davvero incredibile, una corsa che, Ruggero, parto da te, poi vado da Luciano, è un po' rientrata nei canoni della Milano Sanremo canonica. Con una corsa magari controllata all'inizio, la Cipressa ha fatta bene ma non fortissimo, poi sul poggio c'è stato l'attacco che poi non è andato a buon fine, dello stesso Alaphilippe, che poi alla fine l'ha vinta in volata quando però aveva già portato via i migliori. Sì, l'abbiamo detto anche nella scorsa trasmissione, la Sanremo è così, dovrebbe essere così, è una gara molto facile a livello tattico, tutti sanno dove deve scattare colui che poi cerca di fare la differenza e cerca la vittoria, è una gara invece molto difficile da prevedere chi possa vincere, questo sì, perché può vincere un velocista, può vincere uno scalatore, può vincere un passista. Per tornare al discorso tuo, sì, è andata regolare, i 191 km più gli 8 di trasferimento, gara lunghissima, fuga sin dall'inizio, una decina di atleti, si sono visti diversi atleti, stiamo inquadrando Masnada, è un italiano, complimenti, tra l'altro la squadra Androni, direttore sportivo Spezialetti, quindi c'è una matrice abruzzese in questa squadra, ci sono anche due sponsor abruzzesi, Human Gesti Gianluca Azzelli, Tenuto Ulisse Di Luigi, quindi bene Masnada, che poi è stato ripreso la Cipressa, come stavamo dicendo, c'è stata una natura regolare fatta dalla Stana, squadra plurivincitrice in questo inizio di stagione, circa 20 corse al proprio attivo, e poi siamo scesi giù per attaccare il poggio, a quel punto lì è entrata in azione la Quick Step De Koning con il grande favorito Alaphilippe. Alaphilippe, ricordiamo, viene da una decina di giorni in Italia dove ha vinto di tutto e di più, ha vinto le strade bianche, ha vinto due tappe alla Tirreno Pomarancegliesi, e quindi si presenta sul poggio come grande favorito. Il primo, un altro italiano si è visto sul poggio, Bettiol, anche lui bene alla Tirreno, bella azione, c'era il treno della Quick Step, forse è mancato in quel momento Gilbert, secondo me. Mm-hmm. Philippe, ex campione del mondo, correva anche con me nel mio periodo migliore, e anche lui piazzato tante volte alla Sanremo. In quel frangente Bettiol è riuscito a farsi vedere, sono contento per lui, buon atleta. Alaphilippe, azione incredibile, diciamo che sono riusciti a contenerlo i vari Sagan, i vari Kwiatkowski, Valverde, comunque tutti i corridori di calibro. Sì. Ed è stato anche molto intelligente, perché poi ha rischiato di perderla per vincere, nel senso che è stato passivo fino ai 200 metri dall'arrivo, dopo poi è stato fatale la sua forza, la sua freschezza. Credo che abbiamo trovato un nuovo Jalabert. Uno che dal fisico non esageratamente massiccio, ma riesce a spingere quei rapporti incredibili dopo 300 km in un arrivo come la Sanremo. Oh, io volevo fare una domanda un po' provocatoria e chiamo in causa Fabrizio Orlando. Ma Fabrizio, ma l'ha vinta la Filippa e certamente l'ha vinta? Oppure nel finale l'ha anche un po' persa Sagan? Infatti Sagan forse è la terza, la quarta volta che arriva lì, è il favorito nella volata, però non riesce a sfruttare quel momento. L'ho persa da Kwiatkowski 3 anni fa, io infatti, tra parentesi, mi ero giocato Kwiatkowski ai vincitori, ci sono andato vicino. Però io Sagan è un fenomeno, però la Sanremo evidentemente
succede quel qualcosa che non, nel momento decisivo non riesce a sfruttarlo quel momento. Ma forse è per quello che diceva Ruggero, che noi avevamo già come tema introdotto la settimana scorsa, cioè la Sanremo in fondo è molto semplice da interpretare. Ci sono tanti chilometri da fare, poi c'è il rush finale, ci presta appoggio e poi si va giù. Io penso che la Sanremo, se non ci sono condizioni atmosferiche sfavorevoli, diventa una corsa come abbiamo visto sabato. Se si riesce a fare l'azione in quel punto sul poggio come fece Nibali l'anno scorso, scendere giù sulla statale con 8, 9, 10 secondi, allora riesci anche a vincere. Altrimenti, se non riesci a fare quella differenza che fece Nibali l'anno scorso, con il tempo, con il sole, si arrivano i migliori arrivano lì in volata. Basti pensare che prima stavamo discutendo che sui 175 partenti solo 8 non sono arrivati, quindi vuol dire negli anni che non è impossibile terminare, nonostante sono tanti. Se non c'è pioggia, freddo, che lì penso che faccia la differenza nella Milano-Sanremo. Peraltro, noi poi abbiamo avuto modo di confrontarci proprio a caldo 5 minuti dopo l'arrivo via telefono, e tu mi hai suggerito una lettura un po' differente di come sarebbe dovuta andare la Sanremo secondo te. Cioè, ma secondo me, secondo anche la Quick Step e secondo Alaphilippe, perché secondo me nei piani di questa grande squadra, nei piani di questo grande corridore favorito, secondo me loro avrebbero voluto vincere la Sanremo arrivando da solo. Alaphilippe. In solitario. Non sono riusciti in questo piano perché, come diceva appunto Ruggero, secondo me è mancato Gilbert, è mancato quest'uomo che sul poggio doveva fare questa grandissima accelerata e favorire poi questo attacco di Alaphilippe che avrebbe fatto il vuoto. Invece il poggio sì, l'hanno fatto ad altissima velocità, ma non è bastato a poter fare il vuoto. Ci ha provato lo stesso Alaphilippe, ma soprattutto questa accelerata l'ha fatta per distaccare i velocisti. Sì, sì. Poi hanno preso la discesa, non sono nemmeno andati giù molto forte, quindi hanno ripreso un po' lì, gli ultimi 3 chilometri. Io questo che rimprovero a questa Sanremo è a Sagan, un Sagan che avevamo già detto la settimana scorsa che non era il Sagan da metterlo come grande favorito, perché veniva da una Tirreno Adriatico dove aveva fatto particolarmente fatica. Però alla Sanremo un corridore fuori classe come lui sul poggio si è ritrovato quella condizione, quella gamba che meritava qualcosa in più se avesse soprattutto corso in una maniera diversa. Ma ti pongo un interrogativo, perché poi abbiamo parlato anche del tentativo subito dopo la discesa del poggio di Trentin. Io non so se era oggettivamente fattibile o forse no, forse non lo era, ma quell'azione là forse era un'azione da Sagan? Non era da Sagan. Sagan secondo me doveva correre con una cattiveria diversa. Io dopo questa Sanremo ho fatto delle riflessioni su questo corridore. Questo è un corridore che potrà vincere una Sanremo come lo hanno vinto i grandi del passato. Saronni in 10 anni l'ha vinto una volta sola, Moser in 10 anni l'ha vinto una volta sola. Sagan, pur avendo delle caratteristiche ottimali per poter vincere questa grande classica, però ne ha sbagliate 5, 6, 7. Però sabato scorso, se avesse avuto quella cattiveria di correre soprattutto una volta che... Cioè lui corre... In questo caso, davanti a lui corre sbagliando nettamente, perché lui corre contro tutti e tutti contro di lui. Quindi alla fine gestire una situazione così diventa molto molto complicato. Poi riflettendo su questo corridore, quando si dice nel ciclismo la multidisciplina, lui viene dal mountain bike, dalla freestyle, un corridore forte, queste
queste caratteristiche ti danno potenza, ti danno forza. Secondo me questo è un corridore che non ha fatto pista e purtroppo nel finale della Sanremo sono avvantaggiati i corridori che hanno più colpo d'occhio, più colpo di pedale, quindi alla fine probabilmente questo è un corridore che non aver fatto pista ha penalizzato un po' la sua carriera, perché di corse ne ha perse tantissimo, ha perso parecchie Sanremo, ha perso tantissime tappe al Tour de France, ma perché? Perché ha grande potenza, ha grande sicurezza dei propri mezzi, ma ha poco colpo d'occhio. Quindi alla fine Sagan alla Sanremo di sabato scorso, secondo me, gli è mancato l'occhio. Cioè tu dici, è un corridore molto più adatto per la Roubaix che l'anno scorso ha vinto, per esempio. Un corridore più di forza. Per una corsa dove serve anche la scaltrezza e la potenza in un determinato momento. Poi lui è troppo sicuro di se stesso, però nel ciclismo sappiamo tutti che in finali come questi ci vuole veramente un'intelligenza tattica al di sopra, anche se sei meno forte, però se ci metti più testa riesci veramente a fare la differenza. Quindi è stato un peccato, perché obiettivamente in questi anni il Sagan che conosciamo avrebbe meritato una Sanremo, e quindi una Sanremo non l'ha vinto. Però dobbiamo fare i complimenti ad Alaphilippe, perché era il corridore più in forma, il corridore più accreditato a vincere questa edizione della Sanremo. Sono riusciti con la propria squadra a gestire questa corsa. Sicuramente è stata una Sanremo con molti compromessi, perché io non ho visto da parte delle altre squadre, tipo la Astana, la Michelin Scott, cercare in tutti i modi di mettere in difficoltà sia il grande favorito che la grande squadra, perché questo bisogna capirlo all'interno del gruppo, che cosa succede. Ci sono troppi compromessi, ci sono troppe situazioni che vanno riviste, perché alla fine non possiamo far vincere il più forte se prima non gli abbiamo dato battaglia. È stata una Sanremo dove obiettivamente andava bene a tutti che vincesse Alaphilippe, e Alaphilippe è riuscito a vincere facilmente. Oh, hai parlato di Pistard, però un Pistard su cui riponevamo tante speranze c'era, che però evidentemente non è riuscito ad agganciare il treno dei migliori. Vediamo un po' il ritaglio, eccolo qua, di Gazzetta dello Sport, proprio di domenica. Autocritica Viviani: dovevo osare, ho avuto paura. Il veronese a Sanremo sbagliato, ho aspettato e ciao, il gruppo mi è scappato. Questo tra le righe, Luciano, e poi chiedo anche a Ruggero, fa quasi pensare che tutto sommato non era così impossibile entrare in quel gruppo. Ma comunque io penso che per Viviani la Sanremo, e l'avevamo detto anche giovedì scorsa, sarebbe stato molto complicato, perché all'interno della sua squadra quest'anno puntavano ad altro, non alla vittoria di Viviani, puntavano soprattutto a vincere la Sanremo con Alaphilippe, perché poi avevamo anche detto che la vittoria di Alaphilippe dava un prestigio diverso al valore di questa grande classica, perché in questo momento il ciclismo francese aveva bisogno di questa grande vittoria per rilanciare soprattutto anche un movimento che era stato troppo in crisi. E la Quickstep ha lavorato, penso, gli ultimi due mesi alla vittoria di Alaphilippe, perché Alaphilippe, ricordiamoci, che è da questo inverno che prepara questa Sanremo, perché è stato in Argentina, è stato in Colombia, dopo il Giro di Colombia è rimasto 10 giorni in altura, è tornato 7 giorni prima delle Strade Bianche, ha vinto le Strade Bianche, ha vinto 2 tappe alla Tirreno, quindi hanno investito molto sulla vittoria del francese alla Sanremo. E secondo me alla vigilia della Sanremo Viviani aveva poco spazio nei progetti tattici della Quickstep. Poi mi dicevi, il velocista non vince la Sanremo. Viviani è un velocista, però
che viene dalla pista, però non possiamo paragonare Viviani all'altezza di Alaphilippe o di Sagan, perché questi gli ultimi corridori che ho detto sono veramente dei campioni del nostro sport. Invece no, certo, ma non era un paragone, era per dire, se uno come Viviani sta in quel gruppo che arriva al traguardo con una volata del genere, probabilmente è il più veloce di tutti. Era tra i più veloci, però come più volte abbiamo detto anche nelle settimane passate, la Sanremo alla fine può vincerla chiunque. Al secondo posto è arrivato Neisen, un velocista, sì, che se Alaphilippe mi sbaglia un po' la volata vince un corridore che non era nemmeno quotato nei 40. Quindi alla fine non è detto che arriva Viviani in volata e vince la Sanremo. Devi azzeccare tante situazioni che è difficile poi incastrare tutto. Mi dispiace, volevo spendere due parole su Matteo Trentin, che è stato il corridore che più ci ha provato fino alla fine di far sua questa corsa, e magari la vittoria di Trentin avrebbe rilanciato probabilmente anche il movimento ciclistico italiano, in cui stiamo soffrendo parecchio. Fare i complimenti a Nibali, che corridore non è da Sanremo, però ciò nonostante con grande caparbietà riesce a portare a casa un piazzamento nei 10, un settimo posto, che onora altamente questo grande campione. A proposito di italiani, Ruggero, dicevamo di Vincenzo Nibali, che l'anno scorso aveva vinto, quest'anno evidentemente non era in condizione di vincerlo, e poi non è proprio una corsa adatta a lui, e non tutti gli anni puoi inventarti quello che si è inventato l'anno scorso sul Poggio, però probabilmente la grandezza di Vincenzo Nibali, che anche quando sa anche giocare di rimessa, ecco, la Sanremo di quest'anno è un po' una giocata di rimessa. Ma l'anno scorso nessuno si aspettava un numero del genere da Nibali, quest'anno è andato comunque molto forte, perché ha scollinato a pochi secondi dai primissimi, in discesa è rientrato, fa ottavo, fa quindicesimo alla Tirreno, sta preparando il Giro del Tour, ha vinto in Lombardia. Nibali non è criticabile, cioè è veramente un campione, perché ha onorato, per fare un paragone con il calcio, sì, quando non puoi vincere ci sta anche di non perdere, si impegna, quando mette il numero va, quando mette il numero si impegna, appunto, è impressionante. Per tornare a Viviani, guarda, Viviani molto probabilmente potrà essere uno da Sanremo. E io ho visto vincere la Sanremo Cipollini e Petacchi. Avevano però delle grandi squadre, tutte per loro. Anche io e Luciano, dopo la Sanremo... Che sarebbe tutto rispettato per Viviani della tua frase, tranne che per lui. Cioè, la grande squadra ce l'ha. Anche a me ha emozionato più vedere scattare, nonostante non italiano, e un francese Alaphilippe, perché vedere scattare un corridore al punto dove te l'aspetti e fare tendenzialmente quasi la differenza ti emoziona. Quindi a me è piaciuta tantissimo la Sanremo, perché è quello che volevo vedere, è quello che volevo guardare, e ha vinto anche chi volevo che vincesse, cioè l'uomo più in forma del momento. Per tornare a Viviani, è un velocista, deve avere tutta la squadra per sé. Infatti dopo la Sanremo ci siamo sentiti, Luciano, Luciano mi ha detto per telefono, è chiaro che poi quando in una riunione della Quick Step, immaginiamo che è stato detto ok, Alaphilippe scatta lì, Viviani cerca di tenere il gruppo e poi si arriva in volata, fa la volata, cioè già lì il velocista un po' di morale lo perde. Quindi un bocca al lupo a Viviani, sicuramente avrà in futuro la possibilità di giocarsi ancora una Sanremo, e ha tutte le carte in regola per farlo. Posso fare una domanda, sì, a Ruggero? Alaphilippe, Pino, Bardet,
è un bel movimento francese. Sì, sì, certo. E noi ce l'aspettavamo tutti, questo bel ricrescere di corridori di talento, perché sappiamo tutti che la Francia è stata una nazione portante del nostro sport, hanno avuto grandissimi campioni, non l'ultimo della grande storia di questa nazione. Però in questo momento effettivamente è una delle nazioni più interessanti, stanno tirando fuori parecchi corridori giovani. Noi si spera che dopo la Francia ci sia un momento di risoluzione anche del ciclismo italiano, Ruggero. Ma la Francia, al pari dell'Italia, ha una tradizione. Tu hai nominato Hinault, io ti nomino Fignon, e poi nel periodo mio Virenc, Jalabert, sì. Il Tour de France, che comunque noi diciamo giro, però il Tour è l'evento mondiale più visto, dove ci sono più televisioni e comunque fa da traino a tutto il movimento. Poi ci possono stare simpatici e ci possono stare antipatici i francesi, però hanno, hanno fatto scuola, quindi... vedere dei nuovi ragazzi arrivare ad alti livelli di una nazione che ha fatto la storia del ciclismo è giusto che ben venga. È chiaro che adesso tocca a noi. A proposito, Luciano, prima di passare ad un altro argomento, perché tra un po' dobbiamo andare in pubblicità, ci scrivono su Facebook, e quindi prendo un SMS di Oliviero Di Pietro, che sotto la nostra diretta scrive: buonasera, è mai possibile che non ci siano corridori della Nippo Fantini nei primi posti degli arrivi mentre sono presenti a flotte gli altri professional? Poi parliamo anche di questo signore qui dietro, però vuoi rispondere a questa domanda? Ma ordini d'arrivo di quale corsa? Penso si riferisca alla Sanremo. Beh, alla Sanremo obiettivamente... Penso si riferisca alle grandi corse. Cioè dice, nelle grandi corse, le altre professional qualche piazzamento lo trovano e invece... Io penso sulla Fantini che quest'anno non siano partiti come avrebbero voluto, perché i piani della squadra, sappiamo, l'invito al Giro d'Italia magari ha entusiasmato un po' sia il team che i tecnici e stanno facendo sì che magari al Giro d'Italia siano molto ma molto più pimpanti, perché poi l'obiettivo di questa squadra è soprattutto il Giro d'Italia. Invece negli anni passati, dove non avendo il giro hanno preferito magari partire un po' più brillanti e magari qualche piazzamento di prestigio l'avevano già fatto. Però in questo ciclismo, dove bisogna misurarsi con i grandi team, è veramente molto complicato, è molto difficile, a meno che non hai grandi campioni nel seno della squadra, ma oggi i campioni costano caro, quindi... Ma anche perché basta guardare, insomma, più o meno nei grandi giri o nelle grandi corse, le top ten, andare a vedere a fianco nome e cognome la squadra, difficile che poi, insomma, le professional si trovi. A proposito di questo signore qua, Luciano, Aru, punto e a capo, visto che avete parlato della scuola francese che adesso toccherebbe a noi, beh, insomma, uno dei grandi protagonisti della scuola dell'Italia è forse il momento più critico della sua carriera. Ho anche pianto, vado più piano di un cicloamatore, mi opero e torno. A giorni di intervento all'arteria iliaca della gamba sinistra, niente da fare per lui, è il Giro d'Italia, deve rinunciarci. Insomma, è un corridore che probabilmente dovremmo recuperare, non solo a livello fisico probabilmente. Dobbiamo recuperarlo, ma in questo momento veramente è un corridore che sta facendo fatica sia fisicamente ma soprattutto anche psicologicamente. Però se veramente c'è questo tipo di problema, mi sembra strano che una squadra come la sua abbia scoperto questo problema solo adesso, quando è un anno che oramai Aru non è più l'Aru che avevamo conosciuto. Quindi io mi auguro che una volta scoperto questo tipo di problema si possa intervenire con un intervento chirurgico e riportare l'atleta a poter praticare questo sport con la massima tranquillità e recuperarlo poi anche psicologicamente. Però veramente dopo questo intervento penso che la stagione di Aru possa essere quasi conclusa, perché veramente ci vorranno tempi molto ma molto lunghi.
Ruggero, quando si sta, si perde di fatto una stagione, perché come leggete l'auspicio, spero di rientrare a fine stagione, la vedo complicata, però ci proverà. Quando salti totalmente una stagione a piè pari, poi probabilmente non è tanto rimettersi in bicicletta e ricominciare a pedalare, e farlo con una discreta sicurezza mentale, probabilmente, non so se... Non è uguale, io se ricordo i miei anni di carriera, ogni anno miglioravo, perché ogni anno facevo il calendario, ogni anno mi allenavo in altura, davi continuità alla tua carriera, davi continuità degli sforzi fisici, davi continuità anche alla crescita. Quindi quando hai questi problemi, questi blocchi, diventa un problema, perché come ripartire da zero? È chiaro che per un corridore che ha poco rilievo non c'è clamore, non c'è tutto questo fumo e nessuno se ne accorge. Nel caso di Aru, che ha avuto la fortuna e la sfortuna di andare forte da subito, faccio un nome, anche Cunego vinse un Giro d'Italia da giovanissimo e poi vinse anche tre Lombardia. Però ci si aspetta sempre tanto di più, cioè vinci il Giro d'Italia a 21 anni, ne devi vincere 3 a 25, ne devi vincere il Tour, cioè. Quindi da Aru ci sta che ci si aspetti molto di più e quindi in questo caso poi escono fuori anche altri problemi che possono essere fisici, psicologici. Comunque questi stop sicuramente non fanno bene all'atleta. Assolutamente. Va bene, noi ci fermiamo per questa prima parte, chiudiamo con i professionisti, ci lasci? Sì. Ci lasci, sì. Okay. Salutiamo Ruggero Marzoli, grazie Ruggero per essere stato con noi. Ciao. Ritroveremo presto. Pubblicità adesso, poi cambiamo argomento e parliamo di tanta mountain bike, a tra poco. La bicicletta è l'ombra di tante storie. La nostra, dopo anni di attività agonistica, si chiama Rabottini Cicli Sport. Se la bici è la tua passione, vieni nel nostro punto vendita. Da noi puoi trovare tutta la gamma Scott. Bici da corsa, mountain bike, e-bike, gruppi e componentistica Campagnolo, Shimano, SRAM. Le migliori ruote in carbonio, Mavic, Fulcrum, Corima, Vittoria, Campagnolo, Zip. Abbigliamento personalizzato, Biotex, Ale. Scarpe da corsa, mountain bike e spinning. Sidi, Scott, Mavic, DT. Computerini, cardiofrequenzimetri e satellitari, Polar, Brighton, New Technology, occhiali e caschi, assistenza meccanica professionale, finanziamenti Agos. Inoltre, offriamo un vasto assortimento di bici e accessori per chi pratica triathlon, con scontistiche vantaggiose. Siamo a Marina di Città Sant'Angelo, in Viale Matrino 31. Seguici sulla nostra pagina Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato sulle nostre offerte. Rabottini Cicli Sport, dedicato a chi pratica ciclismo e pedala con passione.
Italiana più acquistata nel mondo. Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 20 punti vendita in centro Italia con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza, nei settori auto e moto, industriali e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Visita il sito www.casadelabatteria.com. Scopri la filiale Casa della Batteria più vicina a te. Casa della Batteria. Gli specialisti per l'energia accumulata sono vicini a te. Seconda parte di Velo per questa sera. E allora, come detto, prima della pubblicità, parliamo un po' di mountain bike, ma soprattutto parliamo di questa bella manifestazione, ragazzi, la Cape Epic, che voi avete corso in coppia, perché lo ricordiamo, in coppia si correva, sì, peraltro ad una distanza che non avrebbe mai dovuto superare i 2 minuti più o meno, 16.650 metri di dislivello in 8 giorni. Beh, insomma, diciamo che è qualcosina, però giustamente voi mi avete prima della diretta fatto notare una cosa. Vediamo un po' la pagina di Wikipedia che si riferisce proprio alla Cape Epic, perché viene definita una corsa accreditata come Horse Category. E quali sono le altre corse definite Horse Category per le una altre ciclistica internazionale? Allora, in totale sono 5 gare che l'UCI ha definito Horse Category. Tra queste c'è il Tour de France, c'è il Giro d'Italia, c'è la Vuelta di Spagna e poi c'è la Cyprus Sunshine Cup, che è un'altra gara di mountain bike che si fa a Cipro. E questo appunto, per far capire un po' il lignaggio di questa, sì, di questa corsa. Appunto per far capire di che gara stiamo parlando, di che livello di impegno ci deve essere per portarla a termine, quindi per farci capire a che livello siamo. Quindi non è una semplice gara a tappe, perché comunque ce ne sono tanti in giro, ma questa invece viene annoverata proprio come la più difficile, impegnativa e più importante, insomma. Oh, voi ci avete portato alcuni video che riguardano, perché altrimenti avremmo potuto prendere dei video che riguardavano anche altri. Questi sono video invece che si riferiscono proprio alla vostra, sì, alla vostra esperienza. Ecco, raccontatecela un po', com'è stata, com'è stato l'approccio a questa corsa. Alessandro, per te è la seconda volta, per te invece Lorenzo era l'esordio. È la prima, di sì, fatto. Che tipo di esperienza avete trovato? Quali sono state le difficoltà? Come vi siete avvicinati a questa corsa, perché insomma fare una partecipare a una manifestazione del genere la si prepara con molto tempo. Insomma, abbiamo visto i professionisti, qui siamo quasi, ci siamo a livello. Allora, sicuramente l'approccio a questa gara parte quasi un anno prima. Noi ci siamo preparati già dall'estate, sì, 2018, iniziando a lunghi allenamenti. Diciamo che poi il nostro territorio si presta, sì, tantissimo a prepararsi a una Cape Epic. E ecco, come potete vedere, il percorso è molto tecnico, mm-hmm, si vedono dalle immagini,
Quindi non c'è solo lo sforzo fisico. Ma quello davanti chi era? Perdonatemi. Quello sono io. Ah, quello sei te? E sì, quindi Lorenzo te facevi le... Facevo delle riprese, sì. Ok. Aveva la GoPro sopra il manubrio. Sì. Sì. E quindi, come dicevo, la durezza della gara è anche nel livello. Come prima diceva Lorenzo, fa parte di delle cinque tappe più dure, delle cinque gare più dure al mondo. E i vari partecipanti non è che vanno lì a provare. Consideriamo che ci sono varie medaglie olimpiche, c'è il campione del mondo e poi tutti i vari atleti delle varie nazioni che vanno lì a fare il meglio. Quindi già l'approccio iniziale è un approccio molto 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 agonistico. Infatti noi già dal prologo, che sarebbe la prima tappa, dove si fa una sorta di cronometro, che parte da Cape Town. 21 chilometri. Sono 21 chilometri con 600 metri di dislivello e si sale su Table Mountain, in questa montagna che sovrasta Cape Town, e si fa una sorta di cross country a tutta. Sì. Si vede dal primo all'ultimo con il dente avvelenato che tentano di fare il miglior tempo per poi partire nella vera e propria gara a tappe dal giorno dopo nella griglia che viene accreditata al secondo del tempo che si fa in questo cronometro. Peraltro c'erano presenti anche nomi eccellenti, ex professionisti, che adesso si cimentano con questa esperienza, vero? Per i nomi lascio la voce a Lorenzo, che è più esperto. Diciamo che abbiamo avuto anche l'opportunità di conoscere Petacchi e Francesco Chicchi, che erano con noi nel camp. Che quando correvano su strada, proprio cose del genere, mai nella vita. Quindi penso che anche loro avranno avuto le loro difficoltà, perché essendo un terreno completamente nuovo e non di facile, non si trova facilmente un terreno del genere nelle gare in Italia, quindi penso che anche loro avranno avuto le loro difficoltà. Poi c'erano anche ex ciclisti. Petacchi, scusa che ti interrompo, è caduto anche tre volte. Petacchi è anche caduto e quindi va ammirato, perché non è semplice poi riprendere e ripartire. C'erano anche ex campioni come Oscar Freire, che correva a coppie con una donna, perché c'è in questa gara anche la categoria coppie miste. Sì. Poi c'era Decker, l'ex ciclista della Rabobank di tanti anni. Tialinghi, il suo compagno. E poi c'era Purito Rodriguez, che correva con Hermida, che è il campione spagnolo, che è anche un medaglia olimpica. Sì. Quindi diciamo, per noi comunque è stata una bella opportunità, perché comunque trovarsi... Questo sono io condizioni. Che ho avuto un problema tecnico. Diciamo che siamo stati fortunati nello stesso tempo, perché negli 8 giorni abbiamo avuto soltanto un problema tecnico. Che è proprio questo che vedete. In questo giorno Alessandro purtroppo ha avuto un problema sul pacco pignoni, quindi abbiamo dovuto fare 4-5 km a piedi, soprattutto lui, per arrivare al punto di ristoro, dove avevano la chiave per poter restringere il pacco pignoni. Quindi quella è stata la giornata più dura, soprattutto per Alessandro, che ha dovuto fare uno sforzo non indifferente per arrivare al punto di controllo, anche perché altrimenti avevamo visto la fine davanti, perché eravamo solo alla seconda tappa, quindi era un peccato insomma buttare tutto. Certo. Diciamo che è stata veramente dura e sudata questa. Abbiamo visto anche il pubblico un po' improvvisato lungo quest'anno. Peraltro, te Alessandro ci ha raccontato che l'anno scorso l'avevi fatta in hotel come professionisti. L'anno scorso l'ho fatta da professionista. Invece quest'anno, povero Lorenzo, l'hai portato in tenda, cioè l'avete fatta proprio. Sì, che difatti la vera e propria Cape Epic, come dici te, è wild. C'è questo campo tenda che viene allestito in maniera perfetta dall'organizzazione a ogni arrivo di tappa. E dormire in tenda ci ha provato fisicamente tantissimo. Considera che sono tende molto piccole. La notte in Sudafrica fa freddo ed è umido. Sì. E niente, considera che noi alle 2:30 finivamo la tappa, tempo di rinfrescarci, mangiare qualcosa che ci dava l'organizzazione, dovevi subito andare a controllare la bicicletta, se era tutto ok, la varie manutenzione. E poi subito alle 6 si andava a mangiare e alle 8 eravamo lì in tenda. In tenda con un materasso immagino così. Immagino. Costantino e Palaccio, complimenti. Che rapporto c'è
con le bike in Sudafrica. I percorsi sono adatti anche alle elettriche? Penso che sia una domanda. Sì, una provocazione. Sì, questa è una provocazione. È una provocazione. Se ricordi bene, l'anno scorso si era parlato un attimo di bici elettriche. Che come l'avremmo fatto, come l'avrei fatta io la Cape Epic con l'elettrica. Te odi le e-bike. Sì, sì, diciamo che l'e-bike... Ah, è vero, sì, mi ricordo che ci fu proprio questa disputa. Non c'entra niente con lo sport, l'e-bike è mobilità sostenibile a parte. Io volevo sottolineare, perché qualcuno potrebbe pensare, no, l'UCI mette questa manifestazione tra le manifestazioni più di prestigio del nostro movimento. Ma perché questo? Perché secondo me negli ultimi anni il mondo del mountain bike, quindi automaticamente il mercato delle biciclette, mountain bike ha suscitato un interesse veramente notevole. Il mercato bici da corsa è un po' in flessione, adesso il mountain bike veramente è un mercato in grandissima espansione. Ecco perché poi l'UCI ha creato queste manifestazioni per effettivamente lanciare alla grande il movimento mountain bike. A questa manifestazione voglio sottolineare pure che ci sono aziende che investono moltissimo per andarla a fare, perché poi sono veramente dei grandi banchi di prova per i mezzi meccanici. Quindi qui ci sono state tutte le migliori aziende costruttrici di biciclette, le migliori aziende di forcelle, le migliori aziende di gomme, di freni, di dischi. È un grande banco di prova e in molti già hanno testato le biciclette che ci saranno nel mercato del 2020, quindi veramente perché poi c'è tanta televisione, ci sono tantissimi giornali, perché appunto tutti quanti vogliono capire anche il movimento delle biciclette mountain bike del 2020, quindi certo. È stato un investimento da parte degli atleti, ma soprattutto delle aziende che effettivamente su questa manifestazione investono molto, perché vogliono capire molto dai propri mezzi che poi lanceranno nel mercato nel prossimo futuro. Certo. È vero questo? Sì, consideriamo che Maxxis, che è il leader mondiale delle gomme, ogni anno corre con prototipi. E anche quindi, tu hai testato delle biciclette? Io sì, ho avuto la fortuna con un'azienda californiana, che tra l'altro produce però in Italia, quindi è anche bello questo, che si chiama la 01 Bike, di correre con questo telaio e provarlo per loro alla Cape Epic. E quindi anche, diciamo, vengono provati su di noi questi telai e componenti. Però, un bel banco di prova la Cape Epic. Diciamo che questa manifestazione poi è stato vinto dal campione olimpico Nino Schurter. Sì. Infatti stavo per intervenire, perché c'è Lorenzo, Alessandro e a fianco il vincitore, dietro di loro. Dietro di loro? Te hai Yates, eccolo qua. Sì, eccolo qua, Nino. Proprio in una posa vittoriosa. No, non è Fabrizio. Diciamo che proprio Nino e Schurter sono vari anni che alla Cape Epic prova per Scott, per SRAM, per RockShox, tutti i componenti che... Per Maxxis, la linea delle gomme. Che poi si vedono l'anno dopo. Lui li prova tutti quanti lì. Certo. Ragazzi, io volevo farvi una domanda un po' più... Costantini, dopo due mondiali ti senti a fine carriera o puoi dare di più? Prima intanto ti hanno risposto e ti hanno detto bravi, ottima prestazione, ma le bike servono, mountain bike per tutti. Ti senti a fine carriera? Credo di no, perché prima l'anno prossimo faccio la terza. Già, tentiamo la terza. Ok. Io volevo farvi una domanda a cui risponderete tutti e due, perché abbiamo un po' introdotto questo argomento. Chiaramente la manifestazione a cui avete partecipato voi ci rientra e non ci rientra nel discorso che sto per fare, però la mountain bike in effetti negli ultimi anni ha un po' preso il proscenio del mondo delle due ruote in generale, perché le persone hanno scoperto anche il vivere sano, hanno scoperto che la bicicletta fa bene, che ci si può divertire andando in bicicletta, e probabilmente questo è un mondo
che forse noi ci stupiamo che abbia così tanta rilevanza, ma poi in realtà se ragioniamo con categorie differenti rispetto a quelle italiane in senso stretto, probabilmente non è così strano che abbia tutta questa rilevanza una manifestazione del genere. Lorenzo, poi Alessandro. Allora sì, è vero, il movimento della mountain bike da quando ho iniziato io nel 2007-2008 non era così sviluppato, poi negli anni è aumentato in maniera esponenziale, anche perché poi da un amico all'altro si passa questa idea e quindi è facile iniziare, non ci vuole tanto iniziare a mettersi sulla bici e cominciare a pedalare. Chiaro che poi l'appetito viene mangiando, perché poi da una cosa si passa all'altra e alla fine, come noi, siamo andati a finire ad una manifestazione così importante che dal mio punto di vista era secondo me tra i desideri di ogni biker, quindi non si può fare a meno una volta nella vita di tentare a rientrare in questo tipo di gare, di evento. Forse Lorenzo, l'attrazione verso questo meccanico in Italia è ancora troppo indietro rispetto a nazioni come l'America, la Svizzera, sì, la Spagna. Infatti, c'è più cultura in altri probabilmente, paesi rispetto probabilmente, al nostro. Probabilmente l'Italia neanche è un territorio che è pronto a questo tipo di manifestazioni. Sì, non è pronto, nonostante sia molto adatto, bravo, non è pronto, non però è pronto, perché l'Italia è adatta alla mountain bike. Se guardiamo tutta l'organizzazione che è dietro la Cape Epic, c'è un mondo dietro che comunque lavora un anno per l'altro. È chiaro che l'Italia ha i mezzi, il territorio, però probabilmente non è pronta a partire magari dagli alti livelli, quindi dalle federazioni, da qualcuno che si mette davanti, che vuole investire su questo movimento e che vuole dare l'opportunità a tanti ciclisti che magari devono andare in Sudafrica oppure altrove per fare questo tipo di manifestazioni. Senza dimenticare il lato turistico. Certo. Che la e infatti bike chiedono, può, secondo la tua esperienza, la mountain bike possiamo farla anche noi grassottelli? Allora, come tutti gli sport, lo sport è adatto a tutti, logicamente ognuno ha un suo limite, un suo obiettivo, lo sport è per tutti. Forse in Italia, secondo me, non ha preso quella grande emozione nel mondo mondiale perché manca il campione. Magari in Svizzera hanno Nino Schurter, in America hanno altri campioni di riferimento, quindi il campione fa da traino. Il più delle volte fa da traino. In questo momento in Italia manca un grande campione che possa essere trascinatore di un mercato, di un fenomeno come... Sì, manca, ma forse anche non viene visto, perché proprio in questi giorni alla Cape Epic abbiamo avuto sia il team Trek Rally San Marco, team italiano. Con due ragazzi che hanno vinto anche una tappa. Hanno vinto esatto, una tappa. Che in tutte le altre nazioni, nelle testate giornalistiche come media, sarebbe stato messo in evidenza, qui no. Quindi diciamo è un po' oscurato questo mondo nel professionismo e quindi questo non permette l'uscita di un campione che riesce a trascinare come può essere uno shooter. Prima ti chiedevano quante ore ti alleni al giorno? Tantissime. Per arrivare a... Tantissime. Io ho fatto gli ultimi 5-6 mesi una media di 3-4 ore al giorno con punte di 6-7 il sabato e la domenica. Insomma, e tu Lorenzo, tu sei un imprenditore, sì, che con il lavoro veramente ci dai tanto, perché sì, sei sempre impegnatissimo. Dove trovi il tempo? Dove trovi il tempo? Allora, è chiaro che è una questione di organizzarsi, perché gli impegni lavorativi sono a 180 gradi, quindi bisogna ricavarsi il tempo per allenarsi, quindi nelle ore di pausa pranzo. Cioè dici aspettate un attimo, faccio una corsetta e torno. Sì, bisogna comunque mettere quelle ore di allenamento dentro, certo, durante la settimana, poi chiaramente sfruttare il fine settimana per fare quel volume di lavoro che poi ti permette di affrontare intanto fisicamente questo sforzo, anche se poi la cosa principale è una cosa è mentale, lo sforzo, che comunque devi sopportare quella fatica per più giorni, quindi ogni giorno devi essere in grado di poter ripartire, quindi viene prima la parte alta e poi la parte bassa che sono le gambe. Certo.
quindi io l'ho potuto verificare che se non hai la testa che ti appoggia è facile mollare, soprattutto in quelle situazioni in cui bisogna fare uno sforzo ogni giorno per 8 giorni sempre allo stesso livello. Io ti volevo fare una domanda, tu quest'anno è stata la tua prima partecipazione, io mi auguro che tu ci possa tornare anche il prossimo anno, però in base a questa prima esperienza, come prepareresti meglio se dovessi ritornare a questa manifestazione? Che cosa cambieresti dalla tua preparazione di quest'anno? Bah, allora, sicuramente qualcosina da cambiare ci sarebbe, insomma, anche perché per arrivare a quella gara devi essere proprio pronto. Io mi sono preparato già dal mese di ottobre, da novembre, però comunque qualcosina lo rivedrei nella preparazione. Potevamo fare anche qualcosina in più, però diciamo che ci si può lavorare su questa cosa. Comunque siamo soddisfatti perché il risultato è ottimo, quello che abbiamo portato a termine. Tra le 700 coppie partenti ci siamo classificati attorno alla 200ª posizione, e comunque non è poco perché il livello è alto e tutte le persone che sono presentate erano tutte all'altezza della situazione. Là non si improvvisa nulla. Alessandro può dare la conferma ulteriore. Sì, ti avevo avvisato del livello che era altissimo. Aveva avvisato di questa cosa, quindi ogni mattina è gara vera, fino all'ultimo metro. La cosa bella che voglio un attimo dire è che ogni arrivo di tappa aveva delle condizioni al contorno veramente bellissime. Siccome la Cape Epic è definita il Tour de France della mountain bike, basti pensare che l'ultimo giorno, come il Tour de France arriva sulle Champs-Élysées, anche noi siamo arrivati in un posto che veramente era proprio rappresentativo di questa situazione, quindi ti mettono anche in condizioni di viverti proprio in maniera completa questo tipo di esperienza, insomma. Tra poco ci dobbiamo fermare, dobbiamo vedere anche la rubrica del nostro Davide Petrini. Cosa ne pensate delle mountain bike elettriche? Questo secondo me è altra. Anche se qualcuno che insistano. Riprendo un messaggio che è arrivato invece poco fa per chiedere ad entrambi, invece, visto che fate parte di squadre differenti, di team differenti, vi chiedo quali sono i prossimi impegni, cioè a che cosa state lavorando. Ah, io sono masochista e quindi okay. A luglio, ecco, parliamo prima del Movimento Italiano, ci sarà una prima edizione di una gara a tappe che vorrà entrare poi nell'UCI, vorrebbero provare già per il 2020, quindi questo è un test, che è l'Appenninica MTB Stage. Sulla carta è tremenda, perché sono 8 tappe, sono 23.000 metri di dislivello. Si farà tutto nell'Appennino difficile, emiliano. Sì. Eccola qua. Maurizio l'ha trovato, ha fatto un miracolo. Noi abbiamo il team presente con 3 squadre. Una è rappresentata da me e un altro atleta che è Paolo Rapino. L'altra è Lorenzo che trascinerò dentro. Quindi è inutile che gli chieda qual è il prossimo obiettivo. Bah, io vediamo se è convinto. Anche qualche altro obiettivo. Essendo a differenza sua anche un po' stradista, perché nella mia squadra ci sono anche altre persone che fanno gran fondo su strada, quindi noi comunque ci metteremo come ogni anno nella Nove Colli e poi in qualche altra gran fondo. Speriamo di rientrare nella Hotzaller a Solden, che è ormai la nostra gara in cui ci siamo affezionati tanto, certo, nonostante la sua durezza. Comunque rimaniamo sempre nell'argomento endurance, e quindi distanza, dislivello, quindi non ci faremo mancare nulla per i prossimi appuntamenti. Eccolo qua, questo è l'Appenninica MTB Stage, insomma dal 20 al 27 luglio, vero? Sì. Alessandro, se non ho visto male. Intanto continuano ad arrivare messaggi, giustamente, che vi fanno i complimenti, ve li facciamo anche noi con un applauso ai ragazzi. A Lorenzo e Alessandro, insomma, hanno partecipato al Tour de France della mountain bike e davvero non si improvvisa. Ci vediamo adesso la rubrica Basta con questi bike. C'è una proposta di legge per l'obbligatorietà del casco e dell'assicurazione per questo tipo di bicicletta. Mi dispiace per i rivenditori, ma la pubblicità le sta indirizzando anche ai bambini. Basta, ci scrive chi è? Bradley Wiggins? No, credo di no. Poi ne parliamo.
Ci vediamo alla rubrica del nostro Davide Petrini. Come affrontare gli automobilisti? Ci dà qualche consiglio, poi pubblicità. Rientriamo per parlare con Fabrizio Orlando e la sua squadra che ha vinto, ha fatto davvero il bis 1-2 in Puglia. Davide Petrini. Non possiamo evitare rapporti con altre persone, al supermercato, in coda, su un aeroplano o al posto di lavoro. Prima o poi incontreremo qualcuno che ci farà arrabbiare. Ovviamente dobbiamo essere bravi a non cedere alla tentazione di dare sfogo ai nostri istinti. Il punto è che ci sono delle situazioni che diventano incredibilmente tese, in particolare quando siamo in sella sulla nostra bicicletta e un automobilista rischia di ucciderci. Il punto è che quando siamo in bicicletta siamo vulnerabili come un pedone, ma il mezzo che abbiamo sotto il culo ci permette in 448 di andare a riprendere l'automobilista folle che per poco non ci ha arrotato. Possiamo raggiungerlo al semaforo successivo bussando al finestrino, levandoci il casco e fracassandoglielo addosso. Penso sia una cosa da non fare, perché la violenza non è mai una risposta ai problemi, però in quell'istante, quando l'adrenalina è altissima perché sei in bicicletta e perché hai rischiato davvero di morire, molti ciclisti, l'ho visto fare anch'io, perdono completamente la testa, inveiscono contro gli automobilisti e a volte arrivano anche alle mani. Vi sconsiglio vivamente di usare la violenza contro il prossimo, ma se proprio sentite la necessità di intervenire, fatelo semplicemente parlando, cercando di farmi capire che ha fatto una cavolata, che per poco non vi ammazzava e che non è questo il modo di guidare per le strade. Il punto è che parlare ad un automobilista dopo che ha appena rischiato di uccidervi è molto difficile, perché sarete molto arrabbiati, molto agitati e l'adrenalina non vi farà controllare il vostro linguaggio. Quindi è inutile farlo, prima di tutto perché non vi capirà, non vi ascolterà, penserà di avere sempre ragione e soprattutto non sarete voi in 30 secondi di conversazione agitata ad educarlo. Se tutto questo non bastasse, dopo una conversazione con un automobilista che molto probabilmente continuerà ad insultarvi e a farvi arrabbiare ancora di più, vi allontanerete frustrati, sentendovi quasi in colpa e vergognandovi di quello che avete fatto. Quindi in questi casi cosa si fa? Secondo me la cosa migliore da fare è non fare assolutissimamente niente, cioè reprimere la rabbia, contare fino a 1 miliardo e continuare nel nostro percorso. Ci sono 4 motivi per cui gli automobilisti cercano sempre di sdraiare un ciclista. Il primo è la disattenzione. Molte persone guidano e sono distratte da altre cose. L'altro dei motivi per cui un'auto può arrotare un ciclista è che chi guida l'automobile non sa minimamente come si guida una bicicletta e quindi non capisce come si sposta la bicicletta sulla strada. Il terzo motivo per cui una macchina potrebbe ucciderti è perché molti automobilisti sono impazienti e spesso e volentieri anche egoisti quando guidano. Il quarto motivo, che è quello più brutto, per cui una macchina potrebbe mandarti al creatore è perché molti automobilisti a volte lo fanno volontariamente, cercando di mettere in difficoltà o addirittura di schiacciarti nel vero senso della parola con la macchina. Ora immaginatevi di trovarvi in una di queste 4 situazioni. Avete appena scampato un pericolo mortale e vi trovate di fronte all'automobilista. Secondo voi vale la pena dirgli o fargli qualcosa? Secondo me, guardate, no, conviene davvero passare oltre, reprimere la rabbia dentro di noi, scaricarla sui pedali e passare oltre. Guardate, questo è l'unico modo per non rovinarci la giornata, anche perché non sappiamo mai chi ci possiamo trovare di fronte, non sappiamo mai come potrebbe andare a finire. Il problema degli automobilisti è che hanno sempre ragione, non ammetteranno mai le proprie colpe, né di fronte all'evidenza, né di fronte a uno scampato pericolo. Quindi non provate nemmeno a fargli capire che hanno sbagliato, perché tanto vi rivolteranno la frittata contro dicendo che è stata colpa vostra. Quindi ragazzi, quando scampate un pericolo mortale dovuto all'incuria, all'inciviltà di un automobilista, non dite nulla, tenete tutto dentro, lo so che è doloroso, lo so che è difficile, e continuate a pedalare. Semmai arrabbiamoci con le istituzioni, che dovrebbero sensibilizzare molto di più la cultura ciclistica nel nostro paese, garantendoci anche delle infrastrutture molto ma molto più sicure. Ok ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto, noi ci vediamo come sempre al prossimo video, buon allenamento e alla prossima, ciao!
La bicicletta è l'ombra di tante storie. La nostra, dopo anni di attività agonistica, si chiama Rabottini Cicli Sport. Se la bici è la tua passione, vieni nel nostro punto vendita. Da noi puoi trovare tutta la gamma Scott: bici da corsa, mountain bike, e-bike, gruppi e componentistica Campagnolo, Shimano, SRAM, le migliori ruote in carbonio, Mavic, Fulcrum, Corima, Vittoria, Campagnolo, Zip, abbigliamento personalizzato, Biotex, Ale, scarpe da corsa, mountain bike e spinning, Sidi, Scott, Mavic, DTM, computerini, cardiofrequenzimetri e satellitari, Polar, Brighton, Mio Technology, occhiali e caschi, assistenza meccanica professionale, finanziamenti Agos. Inoltre, offriamo un vasto assortimento di bici e accessori per chi pratica triathlon, con scontistiche vantaggiose. Siamo a Marina di Città Sant'Angelo, in Viale Matrino 31. Seguici sulla nostra pagina Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato sulle nostre offerte. Rabottini Cicli Sport, dedicato a chi pratica ciclismo e pedala con passione. Gagliotti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliottiricambi.com per saperne di più. Ultima parte di Velo per questa sera. Siamo per andare da Fabrizio che ci racconterà insomma le gesta dei suoi ragazzi, però prima fatemi salutare e ringraziare tutti quelli che ci stanno seguendo non solo sul canale 14 del Digitale Terrestre, anche su Facebook, siete in tanti, vi ringraziamo davvero. E fatemi ringraziare per chi ci ha scritto un messaggio non in coda al nostro alla nostra diretta Facebook, ma ci ha dato proprio in privato. Nicola Pane Perso
Ti dice qualcosa, sì, caro, sì, caro Pino? Un saluto alla mia super squadra, la Fidas di Pescara. Vi sto guardando in TV più che una squadra, un gruppo di grandi e sinceri amici avanti della bici. Noi lo salutiamo con un applauso. Nicola, grazie. Ciao Nicola. Poi li conosceremo, anche se mi hanno detto non ci fare le domande, però poi li conosceremo. E Lorenzo, com'è nato questo binomio tra i due team in 10 secondi, perché devo andare da Fabrizio? Allora, in realtà io e lui siamo nati sulla mountain bike insieme. La stessa quindi... squadra. Poi ecco perché. Ci siamo separati per ragioni di abitiamo in posti diversi, però rimaniamo sì, sempre... Contrattuali. Anche noi nel 2011 abbiamo fatto già una gara a tappe insieme. Eh sì. Quindi abbiamo già dei precedenti. Era un binomio abbastanza scontato, una e-bike significa sempre una automobile di meno, quindi meno inquinamento. Fabrizio, allora, una doppietta in piena regola con Nicola Schiola e anche con Lorenzo Di Donato. Insomma, è stata un'apertura molto bella. Poi parleremo anche delle note meno liete. Però, insomma, vediamo anche qualche immagine della gara. Sì. Raccontacelo un po'. Questa era la seconda gara stagionale, in quanto la prima all'esordio è stata a Sant'Egidio, dove siamo arrivati con i ragazzi quarti e ottavi, ci siamo classificati e anzi là eravamo un po' dispiaciuti, perché noi crediamo che quest'anno abbiamo degli ottimi ragazzi. Quindi siamo andati in quel di Canosa, dove abbiamo trovato gli stessi avversari che erano a Sant'Egidio, più una squadra, la GPS è una squadra potenzialmente forte, e niente, devo dire che i ragazzi hanno interpretato la gara nel miglior dei modi. Significa che, come diciamo noi, la gara la dobbiamo aggredire, non la dobbiamo subire. Certo. E infatti sin dalle prime battute abbiamo messo degli uomini sempre lì nelle prime posizioni. Qua vediamo una fuga dove era presente un nostro ragazzo, che per molti giri sono stati in fuga in quattro. E devo dire che tutta la squadra si è comportata alla grande. Dopo c'è stato questo bis, ma nei primi 11 abbiamo piazzato 5 ragazzi, perché sì, anche il settimo, l'ottavo e l'undicesimo erano dei nostri. Come ripeto, è stata... qui vediamo l'arrivo di Nicolas, subito dopo arriva Di Donato. È stata una grande soddisfazione dopo... Guardate quanto pubblico c'è in questa manifestazione, questo per sottolineare pure che Canosa ha rappresentato negli anni anche un punto di riferimento del ciclismo del sud, perché a Canosa fanno una grande classica del ciclismo dilettantistico, e questa per la categoria junior rappresentava un rinizio di attività. Perché al sud purtroppo mancano le corse di questa categoria. Invece con questa edizione di questa manifestazione hanno riportato il ciclismo in una piazza dove effettivamente il ciclismo ci credono molto. Assolutamente. È vero? Sì, indubbiamente. Tu parlavi del pubblico, al sud sono sempre presenti, come tu ben sai. Molto caloroso, molti appassionati e molta gente competente. Sono partiti in 107 ragazzi e l'hanno portato a termine una quarantina, per far sì, cioè, dove si capisce che il percorso era molto impegnativo, soprattutto per essere un percorso di inizio stagione. Era la seconda gara, infatti. Però noi ci credevamo, perché i ragazzi, supportati quest'inverno da Francesco Parmigiani, che è il nostro preparatore, gli abbiamo dato pieni poteri,
Vedevamo dai, dai. Gli possiamo chiedere se questi pieni poteri, insomma, gli. Sì. Buonasera a tutti. Li sta sfruttando appieno, evidentemente. Assolutamente sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Francesco, allora. Buonasera. Tu sei giovanissimo, però insomma. Un ruolo importante. Sì, diciamo che da quest'anno mi occupo della preparazione atletica dei ragazzi. Abbiamo cominciato quest'inverno andando in palestra, facendo attività funzionale e core stability. Dopodiché da dicembre abbiamo cominciato la preparazione specifica per vedere di fare una stagione decente e i risultati già cominciano ad arrivare, insomma. Chiedo a te, poi con Fabrizio facciamo un altro tipo di discorso. È una categoria questa che deve avere un tipo di preparazione fatta come? Avere dei picchi invece oppure essere più equilibrata per tutta la stagione? Come vi indirizzate? Diciamo che parlo per il mio caso, sì. Io divido in gruppi di lavoro. Magari i ragazzi che devono andare forte a inizio stagione, come i velocisti per esempio, perché comunque le gare a inizio stagione sono relativamente piatte, mentre corridori da giri a tappe, che sono comunque giri brevi, o scalatori. Quindi si divide la stagione per andare in forma in quel periodo della stagione. Certo. Fabrizio, dicevamo la seconda gara dell'anno, è vero che la vittoria non è tutto, però per i ragazzi, e poi andremo anche da Lorenzo a sentirlo, è chiaro che vincere o comunque ottenere un grande risultato a livello psicologico, abbiamo parlato prima di Aru, qualcosa in più la dà anche per il resto della stagione. Sì, sì, io penso che i ragazzi con la gara di domenica e anche quella precedente, dove sono stati anche protagonisti, anche se non è arrivata la vittoria nella prima gara, sono consapevoli che sono all'altezza di qualsiasi gara che andremo a fare. Noi come staff, io, Pasquale, il papà di Francesco, ne siamo, è il presidente a cui noi teniamo tantissimo, la persona che ci dà Jenny di Comun, è una donna, un'imprenditrice del Friuli, ci crediamo tantissimo in questi ragazzi, siamo convinti che abbiamo allestito un'ottima squadra. Adesso dobbiamo continuare così perché siamo solo all'inizio, la stagione è lunghissima e vedremo, sono convinto che ci toglieremo belle soddisfazioni. Lorenzo, vengo da te per chiederti se c'è soddisfazione per un secondo posto e perché comunque sei arrivato dietro un compagno di squadra, oppure un pizzico di rammarico per non averlo vinto un po' rimane. Come la si prende? No, vabbè, anche il secondo posto da morale. L'importante è che ha vinto qualcuno della squadra. Io ero lì perché la corsa era impostata per far arrivare Nicolas in volata. Abbiamo cercato di coprire tutte le fughe ed essere protagonisti, e nel finale eravamo lì, si decideva tutta l'ultima curva e ci abbiamo provato. Quindi insomma avete fatto una super gara, cioè siete andati in controllo e poi l'avete anche vinto primo e secondo, cioè una gara da incorniciare. Fabrizio Maggio era contentissimo. Sì. Ridi ancora adesso, pensa te. Comunque, primo Nicola Schiola, secondo Lorenzo Di Donato, complimenti Lorenzo, terzo Davide Aricò, quarto Fabrizio Ciro Cucciniello, quinto Nicola Smalizia, sesto Francesco Binetti, settimo sempre la vostra squadra Giuseppe De Laurentiis, ottavo sempre Ravini Fantini Sportur Freebike Simone D'Alessandro, nono Lino D'Amora, decimo Giulio Adduci, e poi undicesimo sempre della vostra squadra anche Andrea Iulianella. Fatemi sottolineare anche il tredicesimo posto di Mattia Rivitti del team Stiba Milano, che è stato nostro ospite, quattordicesimo Stefano Michini del Gulpool Val Vibrata, così come diciannovesimo Gabriele Luigi Di Febo sempre della Gulp, ventesimo sempre della Gulp Luca e Torre, ventitresimo della vostra squadra Vini Fantini Sportur Freebike Massimiliano Presutti, ventottesimo Simone Berardi del team Stiba Milano. Fabrizio, abbiamo parlato delle note liete, ma c'è anche una nota non proprio lieta, perché io ho detto dobbiamo fare
l'in bocca al lupo al vostro Nicolas Chiola, davvero di cuore, che ha avuto un incidente proprio mentre si stava allenando, subito dopo, i giorni dopo la vittoria a Canosa. Guarda, io sono incazzato nero, ma più nero della mia abbronzatura. Non è... Che è invidiabile anche al mese di marzo, per sì. inciso. Ma stiamo raggiungendo l'assurdo. Noi ciclisti ormai siamo bersagliati dagli automobilisti, diamo fastidio agli automobilisti. Io posso capire che un imprevisto, una distrazione ci può anche essere nella vita da parte di un automobilista, ma se al volante di un furgone c'è una persona ubriaca e senza patente, mi trattengo dal dire quello che penso, perché secondo me lui è stato fortunato che io non c'ero. Eh sì, è chiaro che noi parliamo spesso di civiltà dall'una e dall'altra parte, perché non risparmiamo niente a nessuno, né ai ciclisti né agli automobilisti, però noi partiamo sempre dal presupposto, quantomeno... Non c'è educazione civica, esatto, il problema è questo, non c'è educazione civica. Noi ciclisti che andiamo in bicicletta, io parlo di tutti, veniamo bersagliati dai ciclisti e dagli automobilisti perché noi diamo fastidio a loro. Non c'è il discorso di andare a coppie o in fila, perché io ai miei ragazzi, e anche quando il sabato e la domenica vado con alcuni amici miei e andiamo in fila, gli automobilisti ci fanno il pelo, cioè sono lì che lo fanno apposta per farci cadere. Io non so perché diamo fastidio in questo modo. Poi è anche, non è neanche giusto generalizzare, spesso, quasi sempre non è così, però in generale sì, esatto, bisogna cercare di venirsi un po' di convivere nella maniera più civile possibile, ecco. Questo è il presupposto. Poi è chiaro che ci sono situazioni limite, come quella che ci hai raccontato te, che per sfortuna ha colpito Nicolas, a cui, ripeto, diamo davvero un grande abbraccio. Insomma, lì le cose sono oggettive, senza patente. Io ubriaco, e questo non lo so, perché poi non lo so. Ci saranno dei rilievi da parte delle autorità competenti, però insomma, se sì, ma le leggi devono essere rispettate. Il problema in Italia è che le leggi non vengono rispettate, perché le leggi ci sono ma non vengono applicate, perché uno sa che commette un reato, tanto non gli fanno nulla, perché io quel soggetto sono convinto che già va in giro, ne sono pienamente convinto, e questo non va bene, non va bene. Io mi dispiace dirlo, ma mi inizio a vergognare di essere italiano, perché negli altri stati, negli altri paesi c'è tutta un'altra cultura. Questo è il problema principale. Noi ragazzi, dalle elementari, devono essere educati in modo corretto. Eh sì, questo è purtroppo un argomento, Luciano, che noi è un momento anche cerchiamo sempre di ricondurre alla maniera più equidistante possibile, anche se la nostra è una trasmissione di ciclismo, quindi per tendenza dovrebbe sposare di fatto una parte piuttosto che l'altra, cerchiamo sempre di essere equidistanti, però è chiaro che poi ci sono situazioni del genere che fanno un po' riflettere. A prescindere questa situazione, ma il nostro sport è diventato veramente complicato farlo, soprattutto con dei ragazzi che a volte sono anche minorenni, perché c'è la crisi di vocazione, a volte ne abbiamo già parlato in passato, perché c'è la crisi di vocazione verso questo sport, perché questo sport obiettivamente è diventato molto ma molto pericoloso. Le famiglie fanno veramente fatica a mandare i propri figli sulle strade a 15, 16, 17 anni, perché i rischi sono veramente notevoli per chi poi deve stare sulla strada per 2, 3, 4 ore come atleti che fanno questo sport. Quindi veramente
ci vorrebbe molta più attenzione anche dalla classe dirigente, dovrebbero darci più spazi per potersi allenare. Io vedo anche con i ragazzini dai 6 ai 12 anni, quindi le categorie giovanissime, ci sono dirigenti che sono disperati, non trovano spazi chiusi per potersi allenare, non ci sono amministrazioni o amministratori che danno attenzione a questi ragazzi che vogliono fare questo sport. Quindi effettivamente è un momento dove bisogna mettere un punto e cercare di trovare delle soluzioni molto appetibili a far sì che questo sport nei prossimi anni non possa morire. Quindi veramente da queste vicende che ci sono bisogna prendere degli spunti seri e proiettarsi verso un futuro e trovare veramente delle situazioni più positive. Ma poi il problema non è solo l'allenamento, ma è anche le gare dove non ti danno i permessi, e a volte gli organizzatori si devono auto certificare e addirittura prendersi le responsabilità che dovrebbero prendersi gli amministratori. Cioè siamo arrivati a un punto che questo sport, se non ci danno una mano, veramente probabilmente sarà costretto a chiudere fra 10-15 anni. Infatti, come dicevamo prima, rapidissimi, che devo andare devo presentare la FIDES. Il movimento è in continua crescita, quindi è proprio questo il momento di intervenire a livello proprio di leggi, di istituzioni. Quindi. Assolutamente, assolutamente. Comunque vi facciamo un applauso e un bocca al lupo a Nicoschio. Come diceva il messaggio prima, rimettiti presto. Io sto per andare da Pio. Prima ci hanno scritto, ma insomma la consigliate l'acquisto delle bike, non avete risposto. Caro amico da casa, non è che non ti vogliamo rispondere, ma ognuno compra quello che vuole, cioè io ti rispondo per me, non lo so, non è che consiglio o non consiglio. Dipende, è come dirti me la compro la macchina, non lo so, se ti serve la compri, altrimenti no. Pino. Diciamo che con la situazione delle strade di oggi conviene comprare una mountain bike. Comprare una mountain bike. Riparto da qui per chiederti, anche voi avete questi, poi parliamo della vostra manifestazione del 31, anche voi avete problemi del genere, immagino, di convivenza? Allora, quello che dice lui, purtroppo noi ci carichiamo, cioè voi vi caricate di un problema, ma noi siamo quelli che vi creiamo il problema, perché l'amatore non è attento molto sulle strade, per cui io lo vedo, perché organizzo le uscite, ma vedo che non tengono la fila, e alle volte se ne vanno in mezzo alla strada, per cui gli automobilisti poi si spazientiscono e creano problemi. Sì, ma questo in Italia, perché in Inghilterra leggevo un articolo giornalistico suggerito anche da Mancini, l'allenatore di calcio della nazionale. Addirittura la legge inglese dice che devono andare a coppie, devono andare in tre in bicicletta, perché così le macchine automaticamente sono più predisposte a frenare, a rallentare. Quindi c'è un controsenso. Tu puoi scatenare una guerra. No, non è che l'ho detto io. Io provo a calare nella realtà italiana, addirittura in tre. Ma già che ha fretta, e spesso è asfaltano qualcuno. Ma l'Inghilterra arriva sempre prima nel calcio, nel ciclismo. Va bene, Pino, parliamo un po' della vostra squadra, ma vi facciamo vedere la locandina della vostra manifestazione. Sì. Eccola qua alle mie spalle, quarto raduno ciclistico Città di Pescara, il 31 marzo, campionato cicloturismo WISP 2019, gruppo ciclistico FIDES Donatori Sangue Pescara. È una manifestazione bella perché si lega alla donazione del sangue. Quello è l'obiettivo primario, cioè la donazione del sangue. Cerchiamo noi, con il nostro intento, cioè il fatto di uscire in bicicletta, portiamo una maglia che siamo identificati. Vedremo magari. Siamo identificati, di conseguenza l'obiettivo, loro hanno degli obiettivi, noi ne abbiamo un altro, che è quello di portare la donazione del sangue, cercare che la maggior parte delle persone siano sensibilizzate e si avvicinino quantomeno a fare i primi prelievi per vedere se possono. Ma c'è questa sensibilità, Pino, perdonami se ti interrompo, c'è già questa sensibilità oppure va ancora sviluppata? Cioè c'è predisposizione? Guarda, io ti posso dire, la faccio breve, 15 anni fa, no,
scherzo. 15 anni fa comunque siamo partiti che ne eravamo 7-8, oggi noi siamo una squadra di 50 ciclisti. Ci tengo a precisare anche che sono 50 ciclisti che sono donatori di sangue, sì. Perché come ci vedono per le strade o i manifesti eccetera, loro si vogliono entrare nella squadra, quindi questo ci fa piacere. Presumo che ci sia una sensibilizzazione verso la donazione del sangue e noi cerchiamo di agevolarli in tutti i modi. Parliamo un po' di questa manifestazione, sì. Partenza ore 9, viaggio con Puccini, Villa dei Riseis, sì, a Pescara. Partiamo a Pescara, in una zona molto caratteristica che è vicino al mare, zona Porto, Villa dei Riseis, dove lì partiamo, poi chiaramente arriviamo lì. Toccheremo i paesini dell'interno pescarese. Devo dire che qui purtroppo abbiamo cercato di trovare le strade migliori, è stata veramente un'impresa trovare delle strade discrete, però alla fine ci siamo riusciti, quindi arriveremo a Villanova, passeremo a Cerratina, andremo a Pianella, faremo il Tarallo, poi Passo Cordone, poi alla fine Cappelle, chilometro Lanciato, e la riviera di Montesilvano e Pescara, il ponte Flaiano, il nuovo ponte Flaiano, sì. E poi ritorniamo a Villa dei Riseis, dove faremo il pasta party. E siamo arrivati a circa 150 iscritti, una bella realtà considerando che l'anno scorso ne eravamo 120, quindi 30 in più è un considerando pure che domenica prossima ci sarà una bellissima giornata primaverile, gran caldo. Ricordiamo che i cicloraduni sono manifestazioni non agonistiche ma ricreative, quindi certo. Chi ha voglia veramente di venirsi, sì, a divertire e godersi in compagnia di parecchie persone può tranquillamente fare 65 chilometri senza stress, okay. Senza stress, questo è l'obiettivo. Conosciamo un po' nome, cognome, età, da dove venite? Niente domande particolari, però giusto per conoscere anche la delegazione del gruppo sportivo Fidas Pescara che ci ha raggiunto stasera. Buonasera. Buonasera, Mario De Torre, vengo da Pescara, sono uno quasi dei primi fondatori della Fidas, mi trovo benissimo. Sempre il nostro scopo è quello di donare sangue e tutti vi invitiamo a venire a provare la prima volta come donatore. Vi aspettiamo alla Fidas Pescara che si trova presso l'ospedale di Pescara. Bello anche l'appello, no, a fianco il signore e poi saliamo sopra. Io sono Norberto Ciccone, vengo dall'Argentina, okay. Ho trovato un gruppo di amici che veramente sono amici e pedalare con loro è un piacere. Da quanto tempo è in Italia? Sono qui dal 70. Ah, quindi però ormai... ripeto, il dopo calcio è diventato ciclismo e pedalare con loro. Cioè, non ho capito, lei fa anche calcio? Facevo. Ah, faceva? Ah, ok, quindi è il dopo. Lo spo, ho capito in che senso il dopo calcio. E la bicicletta è diventata veramente una passione. Perfetto, saliamo in balconata. Giuseppe Mareu, vengo da San Giovanni Atino, San Buceto. Sì. E sono da 2 anni che sono iscritto anche con loro, sono un donatore di sangue e ne vado fiero. E questo è molto molto bello e immagino che si sia creato anche una sorta di amicizia, complicità, certo, con la squadra. Certo. Va bene, chiudiamo con? Angelo Morico, vengo da Spoltore, il mio è il terzo anno e anch'io mi trovo molto bene con... Vogliamo fare l'ennesimo invito a partecipare al raduno domenica? Volentieri, ma aspettiamo tutti, domenica le iscrizioni credo che siano ancora aperte. Le iscrizioni sono ancora aperte, sì. E terminano? E terminano la mattina le iscrizioni? Ah, si può fare anche la mattina? Sì, si può fare anche la mattina. Posso dire una cosa? Ringrazio Luciano che ci ha permesso di divulgare questa manifestazione con lo scopo della donazione di sangue. Sono donatore anch'io da oltre 30 anni. Vediamo anche il sito, perdonami Luciano, sì, ti faccio continuare. Eccolo qua, il vostro sito web, prenota la tua donazione, quindi fatelo, magari... Cliccate e andate, sì, a donare il sangue. Se si fa la prenotazione si accelera molto, se no si tratta di aspettare parecchio lì. Insomma. No, dicevo, anch'io sono donatore della Fidas da oltre 30 anni, da quando ho smesso di correre.
perché questo mi fu consigliato da un medico sportivo che al momento di smettere di correre mi consigliò di fare questa donazione. A volte la donazione del sangue non viene pubblicizzata bene, perché a volte sembra che uno lo debba fare per altruismo, invece no, bisogna capire che fare donazione del sangue fa bene soggettivamente alle persone, quindi lo consiglio veramente a tutti, perché è un atto interessante, sociale, per gli altri, ma soprattutto per se stessi. Hanno annullato le future tappe Ironman a Pescara perché creava disagio alla circolazione delle auto. Poi ci lamentiamo che qui non fanno più nulla. Va bene, vediamo oltre al vostro appuntamento che abbiamo già dato il 31 marzo, vediamo quelli della federazione. 31 marzo fuori strada, seconda Gran Fondo Mario Parmigiani, Point to Point a Popoli. Questo è l'appuntamento di domenica. Facciamo rivedere la locandina della Fidas. Vediamola ancora se riusciamo, altrimenti eccola qua. 31 marzo, quarto raduno ciclistico città di Pescara, partenza ore 9, ci si può iscrivere anche fino alle 8:30 della mattina, mi raccomando partecipate ma soprattutto donate perché è davvero importante. È stata una lunga serata, io ringrazio a coppie stasera, così come si dovrebbe andare almeno in Inghilterra con la bicicletta, Lorenzo Panacci, Alessandro Costantini, ciao ragazzi, intanto facciamo un applauso, buonasera, grazie a tutti, tornerò presto, firmato Nicola Schiola, grazie Nicola, facciamogli un applauso come se fosse stato con noi, grazie anche a Fabrizio Orlando e Pino Mantolini, grazie per essere stati grazie con a noi, voi. Grazie. Grazie a Francesco Parmigiani, Lorenzo Di Donato e ai componenti del gruppo sportivo Fidas Pescara, grazie. Grazie soprattutto, ho lasciato per ultimo l'ideatore della trasmissione. Ci vediamo giovedì prossimo, Luciano Robottini, ciao Luciano! Grazie a te Jacopo e giovedì prossimo. Assolutamente, grazie a Maurizio Daguin, regia, grazie a Samuele Mucci in redazione, grazie a Loris Bennato alle camere. Ci vediamo giovedì prossimo in diretta alle 21 su TV6, canale 14 del Digitale Terrestre. Buonanotte.